Benvenuti o bentornati sul canale YouTube di Rapolic. Siamo qui con il secondo episodio delle nostre tier list. Oggi metteremo in questa tier list con i nostri fedelissimi Riccardo Zianna e Francesco Sane i dischi del 2020. Quindi, insomma, Aia. dobbiamo fare un po' un Aia. salto temporale di 2 anni. Aia. Iniziamo benissimo, direi. Iniziamo con 17 Mischillage Clavure. Questa è una S per me. Pure secondo me. Mazza, chiarissimi. Beh, questo è un Vabbè, capolavoro. dai, vabbè, mazza, è un Capolavoro. capolavoro. Cioè, dai, è bellissimo, pure il Ecco. remix, la riedizione. Vero, vero. Io vi ho messo un po' di mixtape in questa lista. Perché sei Quindi, bastardo, lo so, ma sarà un problema. Perché, per esempio, Vita Vera di Tedua, come lo valutiamo? Cioè, 17 era facilissimo, questo. Vuoi sapere la mia? Con tutto l'amore che ho per Tedua, ma questa è una C completa. Una C completa. Poi No. vi spiegherò anche il motivo. Vai. Perché secondo me è una C. Perché Vai, vai. è geniale il discorso dividerlo in due, ma è un disco che è un tappabuchi completo. Proprio completo. Perché lui annuncia il disco, la Divina Commedia, e questo disco non esce mai. E Ancora allora, non è per uscito. accontentare i fan, esce questo. E ancora non è uscito il disco. Non Esatto. sono Per d'accordo. Per me è B. me pure è B. Però è Cioè, no. difficile perché, allora, qualitativamente ci sono delle cose meravigliose in questo progetto. Sailor Esatto. Moon, che è Sì. Esatto. stupenda, no? Le due outro lo fai, Per però alla esempio. A non ci arriva per me. No, forse No, all'anno. Ma non, secondo me non è nemmeno stato pensato per essere una A. Cioè, non è pensato è per essere il pensato per primo essere un Sailor Disco. tappabuchi, raga. Non lo so. Un progetto super sperimentale con tante tracce sperimentali. Cioè. Se sperimenti a volte sbagli, quindi ci sono dei capolavori e delle tracce che non funzionano, secondo me. Allora, questo è tuo. Esatto. Questo qui è tuo, Rick. Quindi, Vabbè, S più. S? Sì. Pure io A. Pure Allora. io A, Rick. Però ci sta, eh. Bellissimo il disco, eh? Bellissimo il disco, eh? Cioè, per me sarebbe una S, però lui non è ancora un artista da S. Esatto, poi ci sta anche un fatto di gusto personale, ragazzi, cioè mettiamocelo, quindi per me è S, però capisco che sia una A. Sono passati 2 anni, è uscito Oro Blu, per me Oro Blu è S, però Per esempio, esatto, che sì. io mi Esatto. aiuti rimane un A, secondo me. Ah, questo pure è interessante, Dark Boys Club, mixtape della Dark Polo Gang, l'ultimo loro progetto. B. B, anche io dico B. Vedrete che tra un po' diventerà strana. Questa era Jungle di Taiwan. Bellissimo. Bellissimo. Io sono fan degli album dei produttori. Per me è A, ma perché si sente che suona proprio. Cioè, Sì, poi a ci sono quei delle dischi a cui dà tracce. importanza la produzione. Eh sì. Io tendo sempre a premiarli gli album dei produttori. Io non ce la faccio però per questo. Cioè, ci sono troppe cose che non mi piacciono di È questo troppo progetto. vecchia scuola, forse, per te. È mezza categoria, secondo me. Una via di mezzo tra B e A. Secondo me è il Via, primo della via. B, dovresti. Per Primo me è della B. anche C questo progetto. No, sì. Taxi B e Pachi sulla stessa traccia con Marra. Certo, adesso Pachi lo può fare di stare sulla traccia con Marra. Al tempo non lo poteva tanto fare. Oh, però questo è. Io sono per una B Quindi bassa anche. vai B in mezzo, dai. Esatto. Beh, più della Dark, però. Lì, io Cioè, c'è un per pezzo te, di secondo me. Ernia, tra l'altro, meraviglioso in questo progetto. Esempio. Questo pure. Allora, vi strappo due parole sul nuovo disco, intanto. Sul nuovo disco di Gali? Sì. Bel disco, eh. Sane? Bello, bello, Sì. bello. Anche a me è piaciuto tanto. Non so se è meglio o peggio di DNA, forse DNA è un po' più bello. Secondo me DNA va qua. Per me sì, esatto. Secondo Ma me, ragazzi. io a DNA sono legatissimo perché ci ho fatto tutta la quarantena. Cioè, è uscito proprio quando noi ci avevano chiuso in casa e cioè ci sono legato anche molto per quello, però è un disco che non mi ha mai stancato. Perché esistono dischi che un po' ti stancano. Questo l'altro giorno mentre andavo a Bologna perché avevo un evento da presentare lì, l'ho riascoltato in treno. Non muore mai, secondo me. Poi Gali ha una visione Secondo me diversa. invece è B. È B, se vogliamo essere generosi, vi dico la sincera verità. Perché è un disco che alcune tracce non suonano molto bene. Cioè, vedete pure Mary Mango, che è una super traccia. A me, con tutto che mi piacciono tutti e due gli artisti, non è piaciuta molto.
me mi rimango S. No, no, ma io lo Ci ammetto, cioè sta. è una traccia da S, ma a mio gusto personale in quel momento storico era troppo sperimentale. Cioè adesso sarebbe S, all'epoca sarebbe una D. Quindi tu Quando sei sotto Brescia? è uscito. Secondo me è sotto Brescia. Tu pensa che secondo me DNA rischia la S? Ma Vabbè, infatti. poi lo vediamo alla fine. Vabbè, sì. Ah, questo, vabbè, qui ci scateniamo perché questo è Elo di Drefgold. Vabbè, F, dai. Tu dici F? Sì. Una Io D per dico premiare l'estro. che questo è un buon progetto invece. ma hai sbattuto la testa, Sergio? No, Rick, questo è un progetto comunque. Scivolato. Ma tu te lo ricordi, Scivolato. canaglia? Madonna. Era un Dici, ma disastro. mi puoi dire qual è il punto di forza di questo? È bella la copertina? Bah, E sono Snitch delle più belle impicci? produzioni di Trillionaire. E Vabbè, lui, non lo secondo me, a rappare non è malissimo. so. Se lo facesse, però. C'è anche un pezzo conscious in questo progetto che convince, che si chiama Chance. Secondo me, allora, non arriva a D. livello di questi della B, però Ma io lo metterei qui. Se siamo tutti d'accordo sulla media, finisce in D. secondo me è D. Tu, Rick, non sei proprio convinto, Ladre, non Oh ti no, convince per me è proprio niente. lui, proprio non ci siamo, ragazzi. Cioè, non gli Non mi è mai piaciuta, Riccardo. no, è stato un fenomeno per poco tempo, ma beh, è completamente estemporaneo, cioè è rimasto là. Però beh, per me Booster è una super traccia, che non è nemmeno in questo disco, però Booster è una super traccia. Una canzone uscita in un periodo in cui andava quella roba lì, quindi era fatta bene, perché poi, se non sbaglio, è prodotta Days the Kid. cioè, insomma, Ma non secondo voglio dire non voglio dire che me. sono buono anch'io, però No, lo capisco. Drefgold divide per forza. sì, Però esatto. secondo Enrico è fuori me. classifica. Sì, no, per me è F con lode proprio. F con l'O. No, io ti direi C quasi B. Però quelli della B sono proprio No, oggettivamente no, no, migliori. questo no. Famoso, Dai, storia e il basta. prossimo. S. 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 Sì. Sì. Non so S, io forse sono qui, però S va bene. No, dai. S va bene. È il primo disco che ha veramente fatto, ha reso internazionale, ragazzi. Sì, però troppo importante. Ma quindi È un disco che spacca il mercato, eh. stiamo assumendo che Famoso è meglio di DNA. Secondo me sì. No, io l'avevo messo entrambi in S, infatti. Poi vale la media tra noi tre, però per me siamo là. Nonostante Poi alla fine. sono due progetti completamente differenti, eh. Cioè, sono due cose diverse. Però Lo sapete, poi alla fine li mescoliamo un po' le carte. vediamo, vediamo. Secondo me Famoso è più bello di DNA comunque. Però, Vedi, cioè, come qualcuno. scrittura è meglio DNA, chiaramente. Magari è Vabbè. più bravo a scrivere. Abbiamo già detto che non dobbiamo rompere le scatole a sfera e basta sulla scrittura. Questo l'abbiamo detto anche in un Esatto. bellissimo video che trovate qua su questo canale. Vero. Andatevi a vedere quello così capite. Garbage di Nitro. Questo è divisivo pure. A me non è piaciuto. Per me La pure C C. con la mano, da dove veniamo? Per me C. Cioè, a me Garbage, garbage. è un disco in sofferenza proprio, secondo me. Non ci siamo. Posso dire la mia? È un disco che ascolti, alla fine dell'ascolto dici: che palle! Un Vabbè, disco. però è un po', cioè il fatto di essere pesante è una caratteristica storica dei progetti Certo. di Nitro. Sì, infatti, Sì, però i infatti. progetti Nitro sono qua, quello secondo me è più o meno qui. Capito? Perché Suicidal è qui, dici, ok. Capito. Cioè, troppo divario tra i due, secondo me. Tra i due Esatto. suoni, poi. Cioè. Allora, raga, io vi svelo questo retroscena. Io ho fatto nel 2020 la top 5 dei dischi dell'anno. E Ok. al primo posto c'è, vabbè, poi ve la dico completa, però lui era il quinto disco migliore dell'anno per me e non c'erano nella top 5 né Brash né Gali. Ma Quindi ci può per me stare. mi trova qua. Se entri nella. Cioè, nell'immaginario di Nitro è che io preferisco paragonarlo all'altro suo disco, capito? Esatto. Ma non per dire era meglio prima, perché non ci credo a questa cosa. Cioè, secondo me il nuovo disco di Gali sarà meglio di DNA. Ok. Sì. Piano piano, no? Vediamo. Quindi dove me lo portate voi? Quanto scende? Ma
Il primo della B, dai. Primo della B, Sane? Io avrei detto C. Io pure, O quindi. l'ultimo della B. Quindi tra Si Vitavera e posiziona a Dardo. metà in B. Sì. No, cioè, è meglio del disco della Dark, sicuro. Questo Quindi senza. dopo Jungle, lì, Sì, quello quello è il sì. posto giusto. Ecco, questo è un altro che dividerà tantissimo, secondo me. Gemelli di Ernia. S. Sì, perché è un S. disco completo, perché ci sono sia le tamarrate, sia la super hit, sia la roba più indie, cioè veramente qualunque cosa. È un disco che potrebbero ascoltare tutti quanti. Tutti, bravo, disco nazional popolare, non so come dire, cioè mette tutti d'accordo. Però Guarda, è io un se disco che devo potrebbe fare. piacere a Gazzelle e potrebbe piacere a mia madre, capito? Però questo Per potrebbe mandare essere due un e poi. punto a sfavore in realtà, eh. Cioè rischia il fatto che sia una cosa che ha voluto prendere evidentemente un mercato più ampio, secondo me un po'. Allora, secondo me, se dobbiamo fare la tier list dei dischi di Ernia, Come uccidere un usignolo va in S, 68 va in S e Gemelli va in B. Proprio a Però livello qui di sai qual è il qualità, di fatto? quadrature di scrittura, di attitudine, di anche proprio di ispirazione poetica. Se dobbiamo mettere una tier list con la scena italiana, anche l'Ernia di tier B è due spanne sopra la scena. Quindi Però secondo me sai da qual è il S fatto? ci può stare. Esatto, perché noi la vediamo anche molto da fan, questo discorso. Cioè, il discorso di Ernia va ben oltre. Cioè, noi lo guardiamo da fan e diciamo, ah, quel disco è meglio di quest'altro. Però se tu guardi proprio a livello discografico, questo è un disco completo. È un disco che potresti farci un tour di 2 anni e non scrivere altra roba. Non so quanto questo sia un punto troppo a favore. Cioè, Ernia non è un artista pop, capito? È un artista rap. Quindi teoricamente Però qui ti fa dovrebbe. capire che può essere pop, può essere rap, può essere indie, può essere Vabbè, quello introspettivo. dice pure nelle 64 barre, se non sbaglio. È Quindi proprio esatto. questo il concept, no? Poi, tra l'altro, il concept dei gemelli, no? Della doppia personalità. Sì, infatti. Possiamo Esatto. applicarla anche al pop rap, dai. Decisamente. Sopra o sottosfera? Sotto. Sono messo Secondo me sotto. pure. Secondo me pure sfera sopra. Per un discorso proprio di Di coerenza, sì. come suona il disco. Sì. Esatto. Questo, Giovane Rondo EP. Non commento. F. Per me Perché questa è la un. serie A quasi. Ragazzi, questo si regge solamente sui featuring. È un Ma non disco, è se tu vero. togli featuring, non ha niente da dire. Raga, mo parliamoci chiaro, mo, voi lo sapete l'odio che io provo nei confronti, odio poi, quanto non mi piaccia Rondo, Ma neanche a però me. lui fa dei featuring la sua forza. Se tu levi featuring è ascoltare il disco di un emergente qualsiasi che ti ascolti per strada. Sì, ma quali erano i featuring? Erano Capoplaza e Shiva, non è che ti hanno aggiunto sto gran valore. Però erano Sono sulla cresta bravi, dell'onda. molto bravi, molto applicati, però insomma. Capoplaza e Shiva erano in quel momento, quando lui esce questo progetto, al top del top nelle classifiche e soprattutto nella scena. Cioè. Allora, io credo che Rondo abbia fatto una carriera in fase totalmente discendente e ogni pezzo che esce è inferiore a quello che esce prima, da circa un anno. Chiediamoci Sì. come mai. Però per me questo EP è da B almeno, cioè No, è un allora, progetto bello che ecco, suona bene. esatto. Diciamo così, io che insomma sapete perfettamente quanto questa roba proprio non. Fatico a capire come faccio ad attecchire anche perché Esatto. la trap era un elemento di rottura vero, nel senso che erano solo cazzate legate ai gioielli e alle donne presunte con cui si andava a letto, ma la drill è proprio, cioè, ma cosa? Quindi, nonostante questo, ti dico che è meglio di The Dark Album. Quindi siamo spostarci qui, Sane? Sì, ma no. Cioè, nel senso, si può stare lì. Ma Allora, vi fra ripeto. inquadralo bene, cioè oggettivamente, Esatto. poi non È lo lo stesso ascolterò discorso dei mai. gemelli. Potrò mai, però oggettivamente Può stare in B, tranquillamente. sì. A parere mio personale, non è un disco che potrebbe entrare in classifica. No, quello Che no. poi. Però questo è un mio onestissimo parere personale. Ok, però
Però secondo me anche rispetto a tutto quello che è uscito dopo ci sono anche i tentativi di scrivere in questo progetto. Cioè io Rondo l'ho un po' seguito, nell'ultimo anno di lirica veramente poca, in questo progetto c'erano Baby e Dolore che erano delle tracce ben scritte, con dei buoni spunti. Jack the Smoker, ho fatto tardi. B. 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 Quale? B. In fondo. Sottonitro. Non è sottonitro, però insomma è uguale, diciamo. Dark Polo la supera, Rondo lo supera. Sì, Sì, allora sottonitro. sottonitro, lì sì, ci sta. Non c'è niente da dire, raga. Un grande scrittore. Sì, è forte. Non c'è niente da dire. Allora, secondo me J Mixtape è difficile dare a un mixtape o a un EP, però se non lo do a J Mixtape, a chi lo Ci può stare. do? Sono 10 su Allora, 10 di secondo me, stile, eh. esatto. Cioè, questo progetto incarna al 100% l'idea di un mixtape vero e proprio. Super tecnico, vabbè, ma Lazza è forte, dai, ma che dai. Per me ha sottocali, però. Esatto. È una A, ma Oppure, una A piena. ma a piena, c'è questo dislivello tra Jay e Vita Vera? No, non Sì. sono, non credo, no. Anche io. Allora, secondo me sì, ma perché? Jay è un progetto che nasce, cresce e corre per essere un mixtape. Vita Vera è un progetto che nasce, cresce, corre per essere un album, ma poi diventa un mixtape. Ok? Però in Vita Vera c'è Sailor Moon, in Jay no. Sì, però Vediamo Jay deve dopo. muovere In la Vita Vera testa. c'è anche il pezzo con Massimo Pericolo che è spettacolare. Sì, Come si chiama? ragazzi, quello sì. Mi viene in mente. Però, raga, so Vita Vera, più di sicuro. 20 tracce, Vita Vera. Cioè, quello è il fatto. Nel 2020, se tu ci pensi bene, 20 tracce. Ma chi te le fa? Ma meno Ma male che l'ha quanto può fatta essere lui, meno attento? male che l'ha fatta No, lui. quello Cioè. sì. Però, quanta gente... Cioè, psicologicamente, quanto può arrivare la gente che legge 24 tracce in un mixtape? Solo noi che siamo attaccati a un vecchio stile di rap, tra virgolette. Capito? Sì, però Perché per sai. noi i mixtape devono avere minimo 20 tracce. Minimo. Beh, Beh, infatti l'ha fatto uscire in due, l'ha fatto uscire 12 e 12, no? sì. Sì, 12 e esatto. 10 mi sembra una cosa del genere. Sì. Per ora lasciamolo così. Secondo me così è perfetta. Macna mentre nessuno guarda. Questo Ah. è un bel disco. Sì. Ah, io su Mecna dico sempre, non sono un suo grande fan, perché per ascoltare Mecna devi essere una persona portata alla presa a male, perché è uno molto cupo, molto introspettivo, molto buio, Esatto. però è uno dei più sottovalutati, secondo me. Esatto. Io È la un penso come Rick. artista vero, cioè lui è artista vero, capito? È anche grafico, cioè lui è artista Lui fa vero. tutto. Le Poi, copertine dei suoi dischi le fa tutte lui. Esatto. sì, ma anche i dischi degli altri, anche i dischi di Fibra fatti lui. Mi sembra anche il disco di Fra Quintale. Potrebbe. Il disco doppio di Fra Quintale. Ok, avete presente? Quello diviso a colori, mi sembra. Certo, arancione e Dovrebbe blu. essere originariamente la copertina. Poi nella copia fisica ci mette le mani Fra Quintale. Non Dai, so se ah. sapete la storia di quel disco. Poi dopo ve la racconto in separata Bella sede. questa, però. La sentiamo in radio. Che settimana Quando prossima parliamo di volete. storie Storie di rare. sane. Ci sono. Ho sentito A per Macna. Sì. Ci Sì. sto. Ci sto. Questo è un bel disco. C'ha un outro che è mozzafiato, che è Scusa, Sì. no? La ricordate? Sì. Pezzo in cui si scusa per non aver ancora fatto un disco d'oro e poi ha fatto Capito? disco d'oro. E Capito. poi lo fa. Poi ha fatto disco d'oro. L'altra volta abbiamo messo in A Doom. Ci abbiamo il capitolo precedente Mood, che secondo me può andare in A pure. Tra B e A sono molto Sì. indeciso. È quella o alto B o fine A. Fine A, secondo me. Fine A, sì. Ma è forte, Night è forte. Sì. Vabbè, Mister Fini, per me, è il disco leva migliore. tutti e metti solo lui. Sarebbe quasi da DS più, creare S più. una categoria solo per Mister Fini, perché questo è un romanzo, è un film, non è un disco. Sì, ma già dalla copertina, raga, ma di che stiamo a parlare? Sì. Vai. Grazie.
progetto maestoso, Sì, maestoso. sì, sì. qui ti voglio, Sergio, eh. Qui ti Questo voglio. sono molto affezionato a questo progetto. Per me è un EP e difficilmente va in A, si prende una B alta tutta meritata, secondo Per me meno di Tedua, però. Pure secondo me, meno di Tedua. Ci sta. Forse meno pure di Jungle. Di Jungle. Qui mi potrei opporre, però. Prendila sempre nella pienezza del progetto, cioè non Anche esatto, anche nel discorso, tra virgolette, molte virgolette, discografico del termine. sì, Anche perché per Jaime stiamo parlando di un progetto in cui ci sono quattro featuring in cinque tracce. Cioè. capito. Allora, una persona che conoscevo tanti anni fa, che ora non siamo più amici e non ci sentiamo più, mi ha detto e mi ha dato una grande perla che io mi rivendo sempre con tutti, e ve lo ben sapete. Secondo me, e secondo questa persona, un artista che fa un disco con tanti featuring significa che non ha più niente da dire. Nel caso di Jaime era evidente marketing. Sì, quello sì. Però te lo dico perché questa affermazione viene subito dopo, successiva a un disco di J-Ax pieno di featuring. Questa persona era molto fan di J-Ax. Quale disco di J-Ax viene di Il bello di essere brutti dovrebbe Ammazza, essere però essere brutti multiplatino, cioè successo. è stato Sì, il no, no, non per della dire è un rifatta. brutto disco. Non è un brutto disco. È quando arrivi a quella fase della tua carriera nel quale devo fare una seconda strofa, chiamo un artista perché io non riesco, magari, non è che non riesco, magari non ho voglia di fare una seconda strofa. Beh, pure il disco di pure Mr. Fini è pieno di collaborazioni. Esatto, Quindi però devi vederlo anche da punti di vista diversi. no, Luca Pequeno infatti. ci ha sempre fatto forza, ci ha sempre fatto forza su quel discorso. Mentre ci sono artisti che ti hanno insegnato a essere forti da soli. Capito? Vero, Vabbè, questo è Tedua. un magro discorso che poi affronteremo noi tutti insieme. In radio potremmo affrontarlo. Beh, però è un bel Molto discorso volentieri. questo. Cioè, se ci pensi, i dischi di classe S puntano tutti sui featuring in maniera molto forte. Esatto, Però uno sono tutti è featuring proprio fatto. vincenti. Uno di quei dischi è già un featuring di per sé, che dice Esatto, sempre. esatto. Esatto, Cioè, figo. Un join album, come direbbero i più esperti. Cioè. Gianni Bismarck, Aglio Ricco. Nati Diversi. Ne parlate voi, io ve lo dico dopo. Beh, io ti direi sopra Nitro, sopra Jaime, terzo della B per me. Per me pure sopra Jungle, non riesco a metterlo in A. No, è troppo romano. Non so se il Esatto. problema è che sia troppo romano, però Secondo me è non sotto vita riesco, vera. secondo me. Tu che È dici? troppa romanità. A noi ci piace perché è romano, Sì, esatto. ragazzi. E c'ha delle tracce che cioè, ci sono delle tracce in quel disco che se tu fai sentire a un signore di 50, 60 anni, anche 70, che ha sentito la romanità vera e propria, potrebbe tranquillamente medesimarsi. Si commuove, sì. Esatto. Però questo è È il il disco di progetto. chitarra romana, giusto? Sì. Della Esatto. E quella è una cosa che se non sei romano non riesci a capire. traccia chitarra romana, dici? Dovrebbe Sì, parlo proprio del discorso musicale della traccia. essere Re Senza Corona, chitarra romana. Però Ah, ok. Io poi ragazzi pure purtroppo Ipsia, Re Senza un po' Corona. li confondo. Però, Grazie insomma. Sergio, che tu sai tutto. No, Io ci però ho mi confondo, controllato come ben questa non me la sapete. ricordavo, l'ho dovuta Sergio è il controllare. nostro Wikipedia. Esatto. No, però questo insomma è un disco, cioè è secondo me il miglior disco di Gianni Bismarck, è meglio di quello che è uscito quest'anno, disco completo, direi. Ora, su questo vi voglio tantissimo. Su QVC9? Per me è S. Pure S. secondo me. Vai, semplice. Secondo me no. Quanto è forte la traccia cuore, Secondo me nella tier list dei QVC perderebbe rispetto a qualche altro progetto. oh. Però quello è una cosa che pure lui dice, è una cosa super soggettiva. La gente dice QVC1 è migliore del terzo, è migliore del 5, è migliore del 4. È una cosa che devi sentire tu. A me questo mi è piaciuto tantissimo. Me è se sopra gemelli. Questo Esatto. mondo di fango
e l'intro e l'outro che sono dei capolavori Madonna. incredibili. Dai, zappa. Incredibili. Che cosa avete in più di me? I capelli. Capito, dai. Va bene, sì, avete ragione, ci sta Dai. pensando. Sì. Routine P di Shiva, questo io ne ho parlato a dismisura, ho scritto. A te No, non io lo metto in piace. C. Io Per me è lo B metto insieme a sopra Bref. rondo. Per me è B sopra rondo. Per Tu, me. Sane, che dici? Secondo me insieme a Dref. Quindi C è un Quindi risultato migliore. Sai la perché? Te lo spiego il motivo. Perché in quel momento Shiva crea tantissime aspettative e poi esce con un progetto non degno di nota. Sì, ma ci sono dei brani in questo EP qua che sono importanti. tipo? Anche il brano con Marra. Ah, Fammi prendere i titoli, quello sì, mannaggia. quello è bellissimo. Ma stai scherzando? Però è Vabbè, che con l'unica, però è Marra. l'unica, cioè. Quella è l'unica. Poi c'è tutto il resto, è tantissimo fumo, niente arrosto. C'è Calmo con Da Supreme. Grande Domani calma. pure. Figa. Non Cioè, su lo so, tre vabbè, pezzi però hai girato due sicuramente. featuring. Sì, no, sicuramente non è tra Cioè, i migliori, quindi secondo me non vai, cioè, è meglio del disco della Dark, dai, cioè. Infatti ma il adesso disco della vediamo Dark come c'ha funziona. un sapore di ritorno, capito? Sì, vabbè, se la dobbiamo andare sul romanticismo è vero, però. Vediamo, me ne mancano due, vediamo. Dai, 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 dai. Questo di Dani Five, secondo me, è stato. Allora, io non l'ho messo nella tier list, ma cioè, esce un EP prima di questo disco che è da S, che è un capolavoro incredibile. Poi esce questo disco che secondo me invece è da F. No, beh, F no. C. A me Dani Five C. piace, tra l'altro. Anche Pure a a me. me, proprio per Sì. questo. Però secondo me C. No, Pure cioè, secondo Drefko deve essere l'ultimo, ragazzi. Cioè. Io qua vi voglio, comunque sul prossimo vi voglio tantissimo. Cosa ci ricordiamo del disco di Dani Five, raga? La Ma copertina. c'è Niente. un brano era forte. Molto Vabbè, dovete poco, cosa capire che questo specifico. disco esce in un periodo per Dani Five devastante, ragazzi. Che Tra è lo l'altro. stesso periodo che viene per Beba. Cioè, dobbiamo anche capire queste cose. Eh sì, ma poi Rescissioni prima. contrattuali, disco magari Scusami, cominciato Sane, ma. prima e poi finito dopo. Sane, ma prima esce un EP che è un capolavoro e 2 settimane dopo esce un disco tremendo. Perché magari l'EP è stato fatto con cognizioni di causa precedentemente a quella decisione. E questo arriva già sul viale del tramonto del rapporto con Macete, capito? Però qual è l'EP che tu dici scusate? Scusate, sì. Esatto. Vabbè, ma scusate se esistiamo, è praticamente Come se fosse il continuo. messo assieme, quindi. Questo è un disco super Un'altra cosa sottovalutato. cervellotica che non aveva nessun senso. Sì. L'ultimo a Esatto. Qua morire, vi anche voglio, l'ultimo della tier list. eh. Io Ragazzi. parlo per Qua ultimo. parliamo di uno dei pochi davvero coerenti. Cioè, per me, io che nelle caratteristiche proprio degli esseri umani, la coerenza e il rispetto sono le due caratteristiche che apprezzo di più. Per me, lui è un altro dei fuori categoria. Poi, non è un disco che ho squagliato, è un disco che ho ascoltato, che ho provato a capire, tra l'altro. Io l'ho sciolto questo disco. Però, cioè, È veramente sciolto. ho il primo della A o S. Per questi discorsi, Addirittura. Secondo Mm. me è ultimo della S. Secondo me, qua. Vabbè, sì, ci può stare. Posso capire tutto e sono d'accordo. Un disco pieno di qualità. Gue Pequeno disse addirittura che questo era il disco migliore dell'anno, migliore, cioè di tutti quelli che Esatto. erano usciti. Però, ragazzi, io non riesco a vedere un progetto del genere sopra dischi elaborati come quello di Gali o come quello di Sì, Brescia. forse tra lui e Gali perde, cioè perde Possiamo, speranza. Perché ragazzi, possiamo sempre promuovere qualcuno, eh? infatti, vediamo un po'. Perché secondo il nostro ragionamento, il disco di Brescia e il disco di Gali devono salire in S e il No. disco della Dark deve scendere in C. Allora, io ti direi, facciamo rapidamente, ognuno propone i propri cambi, come sempre, pure l'altra Vai. volta abbiamo fatto così. Io ti dico, per me DNA va in S, il disco della Dark e Rondo per me scendono in C. Il resto direi che ci siamo. Io sono nato con la trap, cioè nato no, però cresciuto sì, e
e ti dico che la Dark e Rondo hanno fatto dei progetti da B, qualitativamente parlando. Te li posso appoggiare. Su Gali, se stanno d'accordo, possiamo promuoverlo. Allora, secondo me, in questo ragionamento che noi facciamo, e poi con il senno di poi, quindi successivamente sbarrate ascolti, eccetera, sia Brescia che Gali, Brescia deve salire in S, come l'ultimo disco della S. Gali deve essere promosso alla A piena e il disco di Rondo deve scendere in C. Se siete d'accordo su Rondo, Rondo scende. Secondo me Rondo Non deve ho capito le scendere. altre due. Tu fai salire Brescia e Gali? Io no, farei salire Brescia e lascerei Gali in una A piena, proprio super Primo della. confermato. Per me Brescia non è Primo a della. livello di questi, raga. No, esatto. Cioè, guardando quelli che sono in S, ti direi di no. Cioè, secondo me così è giusto. Io Secondo me è metterei giustissimo, Vita allora. Vera qua. Sì, Ci può stare. Sono d'accordo. Sì. Per me A c'è questo talmente punto tanta ti. qualità, cioè, Sì. anche se è qualità grezza, comunque stiamo parlando di un progetto che ha due outro sulla lo-fi, che è una cosa che non si Sì. era mai vista in Italia. No, 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 Esatto. infatti, giusto farlo salire. Forse addirittura. Più di speranza? Vabbè, Sì, dai. è un ballottaggio minimo, insomma, però. Vabbè, poi io per me speranza è S, poi dopo sono altri discorsi. Vabbè, a me piace, direi che ce la siamo Sì, così è cavata. perfetta. C'è solo una cosa che, vabbè, continua a non funzionare, però non so perché deve. Il draft deve scendere in F. Facciamo una cosa, se nei commenti ci scrivete che deve scendere in F, rifacciamo questo video identico mettendo Dico, e lo solo facciamo scendere mandiamo proprio la petizione F Draft Gold. in F. Basta. Va bene. Scrivete Allora, nei commenti rispondeteci. F Draft Gold. Noi mettiamo anche il link Hashtag alla F tier Draft list in Gold. modo che potete rifarla anche voi. Certo. E noi vi salutiamo e vi invitiamo a iscrivervi al canale se volete vedere altre tier list che arriveranno. Ciao! Seguiteci sui social, magari, mi raccomando. Ciao a tutti.